non ci voglio credere. Ah, vai così. Sono stato messo nella stessa scuola del mio amico Sense. Allora, bro, non sei felice? Ma Spreezer, sei sicuro? Cioè, meriteresti di andare in un'accademia più adeguata per i tuoi voti, non credi? Sense, ma a me non importa. L'importante è stare al tuo fianco. Diamine, se sei veramente testardo. Però ti ringrazio di starmi a fianco. Non ho mai avuto un amico inseparabile come te. Ehi, campione! Ehi, caro! Mamma, papà! Ho una grandissima notizia! Andrò nella stessa università di Sense! Beh, io ti ho già iscritto alla Craft University. Tu hai fatto cosa? Avresti seriamente voluto andare in quell'accademia per poveracci solo per il tuo amichetto? Sense, non c'entra nulla con questa storia! Starò io a decidere sul mio futuro, non tu! Aspetta, Sbri! Lascialo stare, Penelope, lo capirà. Aspetta, ma questo bracciale è... Oh, Zeta! Come ho potuto scordarmi di te? Oh, tu dovresti essere Spreezer. Sei identico a tuo padre. Ehi, ciao, io sono Spreezer. E tu come ti chiami? Che te ne importa, idiota? Me la farò pagare, scemi del cavolo! Ehi, vuoi una mano? Ma di che state parlando? Elox! Di un po', cosa nascondi? Ehi, tu devi essere Ryan. Ti darai una mano su questa faccenda? E va bene, ok. Dovete sapere che questa scuola è tutto tranne che normale. Anno dopo anno... tanti studenti scompaiono. Spreezer presenta Craft University Friends. Preordinalo ora e in tutte le librerie d'Italia. Un nuovo universo pronto da essere esplorato. Friends, uscite il primo fumetto del nuovo universo della Craft University. Potete preordinarlo in questo momento su Amazon o fisicamente in libreria. Questo fumetto crea solamente le basi di quello che sto ideando, di quello che voglio narrarvi, per dar spazio ad una trama molto più complessa di quello che possiate immaginare. Non è un fumetto per poppanti, ma per tutte quelle persone, bambini, ragazzi, adulti che vogliono immergersi sin dall'inizio in un nuovo mondo narrativo, il mondo di Arret. Con dei personaggi, una storia e una lore molto intricata ed enormemente particolareggiata. Questo è solamente il grande inizio di un progetto che sto ideando dalla base. Quindi andatelo a preordinare, perché la storia è appena iniziata. Friends, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua per annunciarvi finalmente il nuovo fumetto della Craft University Friends. Ci voglio credere, dopo tantissimo l'ho fatto uscire. Appunto, lo potete preordinare in questo momento su Amazon e su tutte le librerie fisiche. Basta che appunto andate lì e chiedete il permesso nel preordinare il mio fumetto Spreezer Craft University Friends. Sarà un fumetto bellissimo che spero vivamente che vi piacerà. Anche perché super racconta bello. Anche... oh mio Dio, veramente è troppo bello. Anche perché racconta come effettivamente ci siamo conosciuti tutti quanti noi. E oggi vi farò vedere un paio dei nostri caratteri che effettivamente potrete ritrovare all'interno del fumetto. Detto questo, credo che possiamo iniziare con Mamma Meg. Vai, Mamma Meg, sul palco. Ok, prego. Grazie ragazzi, grazie. Prego. Grazie mille per questi applausi che non ci sono stati. Brava, mai fatto, fate gli applausi. Grazie. Ok, ora grazie. Ci sono abbastanza. Allora, ci sono 5 torte, ok? 5 torte. Miami, mi piacciono le torte. Ma sono con la crema, perché altrimenti non le mangio, non mi piacciono. Sei zitta. Con 5 popcorn, ok? Come metterlo là? Dolce e salato. E insieme formavano una band. Sapete come si chiama questa band? Come? I Pop Tort. Madonna. Ma che cavolata. Mangiare. Ok, no ragazzi, se vi ha fatto ridere dovete lasciare like in questo momento assolutamente. Ok, va bene. Chi è che ha un'altra battuta pronta in questo momento? Vai Elox. Allora. Ok, sì. Ho anche il cosplay perfetto. Cosa? Ma che cosa? Oddio. Dove l'ha tirato? Sapete cosa dice un pirata alla sua moglie? Come? Cosa? Tesoro. Ma aspetta, ma è normale che hai fatto ar tesoro davanti Violet? Ne ho preso una.
qualcosa? A me ha fatto molto piacere. Ragazzi, c'è un pollo. C'è un... Arr, tesoro. Ah, scusate, ragazzi. Ma che ci fa un pollo lì, Ryan? Ma prendetelo. L'ho dimenticato un attimo, ragazzi. Non picchiare Mr. Chicken Nuggets. Mr. Chicken Nuggets. Non picchiare Mr. Chicken Nuggets. Mr. Chicken Nuggets. È per uscito dal McDonald's. È scappato dal KFC. È scappato dal frigo. È scappato dal KFC. Il sogno di diventare un Chicken Nuggets. Un giorno ci riuscirà. Vabbè. Sì, ci riuscirà, ecco. Non credo che sia quello il suo sogno, Violet. Vai, Alex, sali su. Ok. Allora, entra un tipo in un bar. Oh, no, aspetta, no? Con una pistola a tamburo, come questa, no? La vedete? Che sì. Poi, e fa... giuro che se becco la persona che è andata a letto con mia moglie, gli sparo un colpo. Un tipo in fondo al bar fa, mi sa che non ti bastano. No! 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 Ma che roba! Ma... era cattivissima! Questa era bella, però! Mamma mia! Ok, vai tu, Violet! Sì, sì, tocca a me! Vai! Ok, vedi... Allora, praticamente se... Sì, se questo signore su un'isola deserta e ha con sé 8 cani, per andarsene all'isola deserta, allora decide di legare insieme i suoi 8 cagnolini e fa un canotto. E così se ne può andare. No, scusate. Questa non mi è piaciuta. No, come ti permetti? Quanto sei antipatica. In realtà grazie mille, così li mangio. Ma cosa? Sì, sono i migliori. È vegetariano. Così li mangio. È troppo innocente. È troppo carino. Però sì, ragazzi, purtroppo la carinaggine fa andare via tutto il resto, sì. Ok, allora salgo io, va bene? Vai, loser. Allora, c'era una volta in una foresta incantata, Trucco, che ha avuto a che fare con una bellissima ragazza di nome Ryan. Ryan era innamoratissimo di Crucco. Una volta che Ryan e Crucco si sono innamorati, Crucco ha tolto la sciarpa di Ryan e ha visto che sotto c'è un'altra sciarpa. Allora ha tolto pure quell'altra sciarpa. E sotto quell'altra sciarpa c'è un'altra sciarpa. E allora ha tolto di nuovo quell'altra sciarpa. E c'era... Beh. Delle bellissime labbra. No, non è vero, quelle non c'è. Allora Crucco si è avvicinato a Ryan e ha fatto... Scendi subito dal palco. Scendi subito. Voi, che coincidenza. Ma cosa è coincidenza? Io non credo. Ok, c'è qualcuno che ha qualche battuta? Sì, io, ma le mie sono per secchioni. Non so se ve la meritate. Va bene, ce vai, battutona per secchione. Vai pure. Se non fa ridere ti sparo, Oh cacchio, ridere. Se non ha capito, siete stupidi. Attento su Crucco, allora, perché ti guardo sia forza. Crucco, vedi che ti guardo sia di davanti che dietro. Guarda lì. Quindi, sono bellissimo. No, guarda, c'è la mia faccia lì, ti guardo, sta attento. Attento, esatto. Allora, Helium entra in un bar e chiede da bere. Il barista dice: scusa, qui se non serviamo gas nobili. L'Helio non reagisce. Ti capita? Questa era bellissima. Vai con l'altra. Tutti i funghi sono commestibili. Alcuni sono commestibili solo una volta. Roba. Potrebbe essere utile, insomma. Sì, logico. Sì, sì, sì. È utile, Ivi. Uvi. Raggi Uvi. Raggi Uvi. Vai, Ivi, vai. Ok. Ivi. Sto piangendo, Crucco. Ma dai, era una cavolata, Crucco. La mia è molto facile. Vada, signorina. Ok. Come si chiama il materassino più grande del mondo? Zoe, sì. No! Cattivo. Meno male che non è qua, altrimenti. Mamma mia. Ora tocca a me. Vai, Ryan. Allora, uno scheletro entra in un bar e ordina del rum e uno straccio. E poi? Non l'avete capita, perché il rum cade e deve pulire. Ridete!
cosa. Cassetta di pomodori. Grazie, grazie. troppo gentile. Oh, mamma mia. Ok, va bene. C'è qualcun altro che vuole fare qualche battuta? Sì. C'è qualcuno che ha qualche volontario? Vado io. Facciamo... Vai, Freezer. Ok. Allora, ragazzi. Sì. Mi devo scusare. Per cosa? Oh no, che succede? Io in realtà non sono Spreezer. Cosa? Oh no. Chi sei? Oh no. Io sono Oddio. Oddio, ragazzi, ho scappato. Uscite. Oh cacchio. Ok. Ah, bene, dopo che li ho fatti spaventare, ragazzi, andate a comprare questo fumetto. Ci ho messo davvero un sacco di tempo e specialmente ci ho messo davvero tutto me stesso, perché è un nuovo universo pronto da essere esplorato. Che dire, ci si becca e andate a comprare. Ciao ragazzi, tranquilli, stavo scherzando.